Da oggi Livigno ha la sua pista d'atletica e all'apertura ha già conquistato un piccolo primato. Insieme a St. Moritz è la pista più alta d'Europa. Costruita a poco più di 1800 metri di quota, va a completare l'offerta sportiva della località valtellinese. Sorge accanto all'Acqua Granda, celebre impianto natatorio. Già molti maratoneti, come le nostre Valeria Straneo e Sara Dossena, si allenano in valle. Scopriamo perché. Ciao runner, siamo con Remo Galli che è vice sindaco di Livigno, assessore allo sport e si trova in questo momento a predisporre le ultime cose per la nuova pista di atletica che sarà la più alta d'Europa. Sì, diciamo di sì, è sicuramente un orgoglio per Livigno avere questa pista perché il primo progetto se ne parlava negli anni 70, quindi è stato un percorso lungo, ci crediamo, avere la pista per noi d'estate rappresenterà sicuramente un punto fondamentale per tutti gli atleti, per tutti i runners che sceglieranno la nostra località o che già scelgono la nostra località. Che magari in passato si dovevano recare in Svizzera a St. Moritz, invece avranno la possibilità di avere qui una pista di ultima generazione, di color azzurra. La stanno ultimando in questi giorni e contiamo davvero nella prossima settimana di essere pronti ad accogliere tutti i nostri atleti, i nostri ragazzi di Livigno, ma tutte le nazionali che poi sceglieranno la nostra località. Notizie di questi giorni, anche gli americani che solitamente andavano a St. Moritz. Probabilmente sceglieranno Livigno per la pista, per l'accoglienza, per i nostri operatori, per il mangiar bene italiano. Quindi significa che questa pista sarà aperta a tutti i turisti, immagino che poi ci sarà una Sì. regolamentazione, ma si potrà trovarsi qui a correre con qualche campione che prepara le Olimpiadi, i mondiali, immagino che il vostro scopo sia quello di elevare sempre di più la qualità dello sport agonistico. Assolutamente sì, e vogliamo alzare la qualità, siamo una località attenta allo sport, abbiamo fatto questa scelta già qualche anno fa, abbiamo preso dei testimoni importanti, se pensiamo a Dorotea Wyhrer, a Pellegrini, a Roberto Nani, a Luisa Vitozzi, quindi tanti atleti e poi la grande novità di essere una località olimpica e quindi di proiettarci al 2026 con questa pista che servirà magari anche alla preparazione di qualche campione, speriamo italiano, che porta qualche medaglia qui in Italia. Ecco, Livigno sarà tra le città olimpiche. Immagino che la macchina partirà a giorni. Sì. Che cosa vi aspettate? Sarà un cammino lungo? Cosa vi aspettate di fare? Beh, sicuramente è un cammino importante, lungo, difficile, ma ci aspettiamo che queste Olimpiadi, che saranno le prime Olimpiadi dove saranno molto attenti al territorio, alla sostenibilità, permetta anche a Livigno di migliorare cose che abbiamo ancora da migliorare. Quindi siamo sicuri di fare davvero bella figura, di essere pronti per il 2026, ma ci saranno 5-6 anni da vivere tutti di un fiato per arrivare a questa data storica per noi e speriamo di farcela, insomma. Un'opportunità per continuare a crescere. Sì. Visto che noi parliamo a runner che sono anche esigenti, cosa trovano i runner a Livigno? Beh, a Livigno trovano quello che dicevo prima, sicuramente un'accoglienza, un'accoglienza dei nostri operatori attenti, soprattutto ad esempio nel mangiare, nell'essere attenti anche alla dieta dell'atleta. Trovano una pista ciclabile con più di 40 km, quindi dove possono correre in massima sicurezza tra le nostre montagne. Poi trovano la pista d'atletica, quindi per fare i test, per allenarsi e poi Livigno, insomma, trovano Livigno, questo basta. Quindi Livigno non è solo una località invernale, ma una località per sportivi anche in piena estate. Assolutamente sì, e speriamo davvero di già tantissimi atleti, voglio dire, in questi anni. Io ho incontrato Baldini, sceglieva di venire qui da noi, abbiamo incontrato da Milano, che anzi che è stato, ho incontrato più volte nel parlare della pista d'atletica, punto fondamentale nella preparazione, quindi oggi c'è e speriamo di avere tanti nuovi campioni, soprattutto italiani. Abbiamo poi Sara Dossena che è qui fissa ad allenarsi in altura, quindi Assolutamente sì, e quindi anche lei sarà pronta a calpestare questa pista, la nuova pista d'atletica. bene, grazie e in bocca al lupo. Grazie, grazie a voi.